Carlo non ha bisogno di presentazioni e lo ringraziamo per essere di nuovo con noi con un'altra conferenza. Volevo solo ricordare che quest'idea di fare delle tematiche sulle città ha una grande tradizione in Italia con le famose raccolte su Roma di Giuliani e di ovviamente di Luciano Vitti su Venezia. Poi abbiamo avuto qualche altro esempio negli anni successivi, da ultimo su città un po' più piccole come Ferrara, però sicuramente, insomma, stasera vedremo un esempio molto ampio raccontato da quello che è il tematico italiano, insomma, più noto e in tutto il mondo. Quindi lascio la parola a Giancarlo, ringraziandolo ancora. Scusa, e mi risulta che ci sia anche Genova in lavorazione. Oh, ma una Roma è più storica, non so, adesso... Comunque, io ringrazio tutti per dedicarmi questa serata, perché quello che vi racconto stasera, un mese fa, non esisteva. Tanto per, non è che io abbia alle spalle una collezione, semplicemente ho approfittato delle vacanze di Natale per cominciare a fare ordine in quelle tre o quattro cose, nelle cartellette, il classificatore, gli appunti, gli articoli che avevo messo via e i file che avevo salvato. Quando ho visto a metà di gennaio che c'era questo buco, che ho scritto a Paolo, se non avete alternative, io, proprio anche per costringere me stesso a fare il punto su tutta sta roba, mi impegno a fare una presentazione al 3 febbraio. E così, questo è un cantiere tematico aperto proprio, un'idea del materiale a cui ho cercato di dare un certo ordine, mettendoci un po' anche di conoscenze personali sul campo, diciamo, piuttosto che di studiate nei testi. Quello, se svilupperò qualcosa, dovrò farlo dopo, cioè le fonti qui a portata di mano non ne avevo tante. Ecco, quindi questo è innanzitutto un divertissement da pensionato. Poi un esempio, secondo me, che spiega come partire per fare una tematica. È uno stimolo, come ha detto Paolo, preparare collezioni sulla propria città o regione. Qui c'è già un primo errore di stampa. E poi c'è una condivisione degli obiettivi del CIFT di portare, che spero che di fare qualcosa sulle droga Rimini, questi concetti al mondo non filatelico. E ultimo, anche un senso di gratitudine per la mia città, per quello che mi ha dato in termini culturali, sociali, proprio di vita. Allora, io mi sono limitato agli interi postali e ai francobolli di tutto il mondo che hanno Rimini come soggetto principale o secondario, oppure che presentano fatti, persone o enti legati a Rimini. Ho fatto una ricerca sistematica su due cataloghi mondiali. Scusate se qualcuno ha un audio. No. E praticamente ho esaminato a fondo il Michel con qualche difficoltà, perché Rimini purtroppo, come nell'italiano, è dentro la parola crimini, in tedesco è dentro la parola discriminierung, che a questo punto ha tante emissioni per discriminazioni razziali, eccetera, eccetera. Poi sui siti e lo Scott, ho i PDF di qualche anno fa, e lì è stata una ricerca su 9.000 pagine per vedere quanti rimini c'erano. Poi sulla stampa specializzata, nel tempo, ho messo via articoli, ho anche passato tutti i numeri di Vaccari News per vedere il buon Fabio quali riferimenti. Anche lui mi ha dato una mano, perché un paio di agganci li ho trovati anche lì. Ecco, i francobolli e gli interi che riproduco sono mostrati in dimensioni, funzione della grafica, non sono tutti in dimensioni reali, ma questa è una presentazione che soprattutto è rivolta in futuro a un mondo non strettamente filatelico, almeno così vi auguro. Ecco, cosa rende speciale Rimini in filateria? La sua relazione peculiare con la Repubblica di San Marino, in termini di storia, di tradizioni, di eventi sponsorizzati o condivisi e di comunicazioni, soprattutto comunicazioni postali, ma anche quelle di stradali e così via. Quindi le missioni della Repubblica sono una fonte fondamentale, come vedrete, per
questo tema. Come ho affrontato questa presentazione? Prima una specie di storia della città, con non solo la storia dei libri, ma anche la storia di certe vicende, tipo i certi visitatori illustri, noti e meno noti, dal punto di vista della loro relazione con Rimini, naturalmente. I riminesi, gli eventi, le manifestazioni, lo sport, le comunicazioni con San Marino, le tradizioni e la filatelia. Partiamo quindi con questa storia della città. Dov'è Rimini? I francobolli di San Marino ci permettono di vedere che Rimini è sul mare e la distanza è una trentina di chilometri, dipende come la valutiamo, ma il confine è a 10 chilometri, il confine tra Rimini e la Repubblica sono 10 chilometri. Visto da un altro punto, dal punto di vista invece del viaggiatore che gira per Rimini, come del resto la Romagna, ma noi siamo i più vicini, e il paese dove andando ci accompagna l'azzurra visione di San Marino. Ecco, è alla foce del fiume Marecchia, e questo è importante perché quando i romani, che avevano ormai si erano insediati dal 284 avanti Cristo a Senigallia, hanno deciso di espandersi verso il nord e di fondare una nuova colonia, vedendo dal mare, loro si sono trovati, cercavano un fiume per vedere la fruibilità come porto, e Rimini ne aveva addirittura due, la Marecchia maggiore, allora si chiamava Riminus, e l'Ausa. E avere questo monte, 739 metri di monte, che dava praticamente il target, l'obiettivo verso cui dirigersi anche da lontano. E quindi queste due comodità, secondo alcuni, hanno portato a scegliere questa posizione per la nuova colonia. Ecco, il Marecchia è un fiume lungo 70 chilometri che nasce dall'Appennino tosco-romagnolo, qui lo vediamo nel sud... Oh, perdono. Io qui lo vediamo in un ingrandimento e nasce non molto lontano dai punti dove nascono il Tevere e l'Arno, si sviluppa in Toscana prima e poi soprattutto in Romagna, l'ultimo pezzo è tutta la Valmarecchia, sfocia appunto a Rimini. Ecco, una volta fondata la colonia, Rimini diventa un'importante crocevia, perché praticamente nell'arco di un centinaio di anni vengono costruite tre strade consolari. Roma, Piacenza, quindi qui traffico poi verso la Gallia, Ravenna, Adria, Aquileia, le vie Flaminia, Emilia, Popilia. Ecco, uno che ha percorso sicuramente la via Emilia tornando dalle Gallie è stato Cesare, che varcando il Rubicone si è diretto, che è a qualche chilometro, poco più di 10 chilometri da Rimini, si è diretto a Rimini e l'ha scelta come sua base militare. Ci sono varie scuole di pensiero, appunto io un controllo a fondo delle fonti non sono riuscito ancora a farlo, dato questo brevissimo tempo tra l'idea e la realizzazione, ma comunque che Rimini abbia fatto il famoso discorso alle truppe una volta varcati il Rubicone, l'abbia fatto nella piazza centrale di Rimini, come pensano molti, o eventualmente a Ravenna, come è scritto da qualche altra parte. Ecco. Anche Ottaviano ha preso a ben volere Rimini, a sue spese ha fatto ripavimentare la Flaminia, ristrutturarla, e i cittadini di Rimini, per ringraziamento, hanno eretto quest'arco nel 27 avanti Cristo. Questo è il punto di partenza o di arrivo, come volete vederlo, della via Flaminia con Roma. Dall'altra parte del Decumano c'è il ponte di Tiberio, costruito da Augusto, anche questo, ma terminato da Tiberio, da cui partono le altre due vie. Quindi praticamente la città di Rimini si svolge con l'arco, il Decumano, il ponte e poi le due vie verso nord, nord-est, e i tre vie verso nord, nord-est e verso sud. Arriva il cristianesimo nel 713 arriva il rito di Costantino e trova a Rimini già una chiesa vivace fuori
e l'editto permette di anche di ricostruire numerose chiese, tra cui la cattedrale, all'interno del, periodo, del perimetro urbano. Ecco, in quel periodo, del 257, arrivano a Rimini Leone e Marino. I più dicono per sfuggire alla persecuzione contro i cristiani di Diocleziano, altri semplicemente dicono che a Rimini c'era bisogno di scalpellini perché stavano rifacendo le mura e quindi c'era bisogno di manodopera. Marino rimane a Rimini per 12 anni e 3 mesi e qui comincia a fare lavoro di apostolato. Verrà poi dal vescovo Gaudenzio creato, ordinato sacerdote, mentre il suo collega Leone viene nominato diacono. Marino si trasferisce sul Monte Titano, con cui ci dice avesse una consuetudine perché andavano a cercare le pietre per le mura, e lì il 3 settembre 301 fonda la piccola comunità cristiana, mentre Leone va sulla Rupe che oggi prende il nome di San Leo. Rimini già nel 359 ospita un concilio perché il figlio di Costantino, Costanzo II, cerca di ricomporre i problemi sorti tra le due chiese d'Oriente e d'Occidente al concilio di Nicea, e quindi abbiamo anche questo concilio che riguarda la natura praticamente di Cristo rispetto al Padre. Quando i Longobardi arrivano in Italia, Rimini si rimane nella pentapoli dell'esarcato che ha per capitale Ravenna. Gli Longobardi cercano di prendersi questo territorio, intervengono i Franchi e Pipino il Breve, che vedete qua, conquista quei territori e li dona al Santa Sede. Il diritto di battere moneta al comune di Rimini viene invece dato da Federico Barbarossa nel 1157, ribadito dal Papa circa 100 anni più tardi. Ecco, nei cenni di Rimini come comune li possiamo vedere perché Pier Damiani, che aveva ricevuto una donazione, un eremo nel riminese, scrive un elogio funebre di Benno, che era il pater civitatis, cioè il padre della città che esercitava la giustizia a Rimini, e poi diventa un libero comune e ha il suo palazzo dell'Arengo e il palazzo del Podestà a fianco, che qui non si vede, ma questo francobollo ci dà appunto il palazzo dell'Arengo della versione pre-restauri del secolo scorso, e quindi comincia a fiorire. Il Rimini è anche la sede in cui il Federico II nel 1226 o secondo altri 235, nella targa del comune c'è cioè 1226, consegna al Gran Maestro dell'Ordine Teutonico la bolla d'oro con cui gli riconosce la sovranità su terre polacche, in modo che loro si sentono autorizzati a conquistarle e evangelizzarle. Ecco, a Rimini arriva San Francesco nel 1213, fermandosi anche a Verucchio, dove ci sono diversi ricordi. Qualche anno più tardi viene mandato a Rimini Sant'Antonio, o meglio allora Antonio da Lisbona, per cui il Portogallo ha dedicato una bellissima serie nel 1895 in occasione dei 700 anni della nascita. Questa serie è stata emessa sia a Portogallo sia soprastampata, vedremo, per le Azzorre. Ecco, Antonio si era già fatto il nome di un ottimo predicatore, arriva a Rimini perché c'era un movimento eretico piuttosto forte. I Catari. Nessuno lo sta a sentire e allora Antonio va verso il mare e sulla riva tiene la famosa predica ai pesci, che arrivano tutti a sentirlo, e quindi compie quello che viene considerato il primo grande miracolo a Rimini. Ecco, il Portogallo non solo dedica la serie, ma dedica anche due biglietti postali, uno questo vedete delle Azzorre, l'altro del Portogallo. Ecco, questa è la targa che attualmente c'è nell'edificio più vicino al porto, perché nei, nei,
nei secoli la configurazione è completamente cambiata, dove allora c'era il mare, adesso praticamente c'è terra e ci arriva il porto, perché il Marecchia, poi ricanalizzato, arriva lì. Ecco, questo è Francobollo e Azzorro, e queste serie hanno una particolarità, perché si rifanno al momento in cui San Bonaventura da Bagnoregio, che era il ministro generale dei minori francescani, ha preceduto nel 1263 la cerimonia di ispezione e traslazione del corpo del santo, e vedendo che la lingua del santo era ancora intatta, e considerato che la lingua del predicatore, diciamo, era il suo strumento più importante, ha recitato questa preghiera o lingua benedicta in latino, pace tutta, e che è stata stampata sul retro di tutta la serie. L'altro miracolo è il miracolo della mula, cioè l'eretico che sfida Sant'Antonio a dimostrare la presenza di Cristo nell'Eucaristia, e quindi si mettono d'accordo, l'eretico tiene la mula a digiuno per 3 giorni, e Sant'Antonio arriva in processione. La mula, quando vede Sant'Antonio arrivare, si inginocchia. Questo miracolo e questo quadro di Van Dyck di Granada, che non sono riuscito a trovare in una versione più decente. Ecco, Rimini è indirettamente sulla via sulle vie dell'anno santo, come vedete qua ci sono i grandi per le vie dei pellegrini verso Roma, verso Gerusalemme e verso Santiago di Compostela, e in questi tragitti entra anche la via Flaminia e la via Emilia per chi vuole percorrere in questo senso, e quindi Rimini diventa un punto importante anche in questo periodo. Ecco, a Rimini cominciano ad arrivare i personaggi, e uno che arriva è Giotto, chiamato dai francescani, e realizza questo crocifisso che purtroppo non... Ecco Marco Masini, il cantante degli anni è cambiato, prima inseguiva i suoi... Scusate? Non hanno ancora, non è stato ancora toccato dai francobolli, dovrebbe essere stato commissionato dai francescani oppure dai primi malatesta. Giotto lascia una scuola di pittura molto importante a Rimini. Questo potrebbe essere Giovanni da Rimini. Io questo, il francobollo semplicemente è maestro sconosciuto. I cataloghi di lingua inglese parlano di scuola riminese del 300, assomiglia molto a Giovanni da Rimini, però io questo riferimento devo ancora chiarirlo. Un altro grande della scuola riminese del 300 è Neri da Rimini, che è invece un miniatore, e qui c'è un esempio della sua opera che oggi è a Filadelfia. Ecco, Rimini da comune diventa signoria praticamente sotto i Malatesta. Quando Malatesta da Verucchio fa il voltafaccia, passa dall'imperatore al papa, facendo uccidere il suo rivale e prendendo il controllo della città, per cui entra nella Divina Commedia, canto 27, e viene bollato con il Mastin Vecchio e il figlio, e il suo figlio Malatestino è il Mastin Nuovo. Lui si allea col Papa e prende la fortezza di Gradara e la amplia. Il figlio minore di Malatesta è noto, è il Paolo di Paolo e Francesca, i due amanti vengono scoperti e uccisi dal figlio maggiore Gianciotto tra il 1283 e il 1286. Ecco, qui non sono stato a cercare riferimenti, ammesso che ci siano dei Tchaikovsky piuttosto che per tutte le varie storie letterarie, musicali, teatrali che sono sorte su questo episodio. Ecco, Malatesta, il Gianciotto, marito di Francesca, è il primo dinasta di Longiano, che avrei dovuto mettere a sinistra, mentre nel 1320
i Malatesta ottengono dal Papa Montefiore Conca e ci costruiscono questa rocca. Tutte le fortificazioni erano in funzione, essendo loro fondamentalmente anche dei condottieri, era per controllare il territorio e possibilmente espanderlo verso le Marche soprattutto. Ecco, nel 1343 salgono al potere appunto Galeotto e Malatesta e Clemente VI, per impedire che si formi una grande signoria, divide e concede un vicariato semplicemente e quindi cerca di tenerli sotto controllo. I due sono riconosciuti, un'ulteriore legittimazione di Rimini e di Malatesta viene un secolo più tardi, quando Sigismondo di Lussemburgo, tornando da Roma, si ferma a Rimini per nominare cavalieri o patrizi, dicono altri, Sigismondo Pandolfo, che sarebbe il quarto della dinastia, e il fratello Domenico Novello Malatesta. Ecco, i Malatesta espugnano anche la rocca di San Leo, che era dei Montefeltro, e qui c'è una lotta che continua per tenerne il possesso. Ai Malatesta va anche il castello di Serravalle, della Repubblica di San Marino, e Sigismondo si prende la rocca di Mondavio come dote quando sposa Polissena Sforza nel 1442. Cinque anni più tardi Pandolfo si vede riconosciuto al vicariato su Rimini, Fano e Senigallia, mentre la parte nord, da Cesena e Servia, va suo fratello Domenico, che è quello che ha fatto numerose opere pubbliche, tra cui la Biblioteca Malatestiana. Sigismondo a Rimini ha la grande idea di fare dapprima dei lavori nella chiesa dedicata a San Francesco, ma poi, ragionando con Leon Battista Alberti, decidono di fare un progetto completamente nuovo di un tempio, il Tempio Malatestiano, che vediamo qua col suo cupolone, della medaglia di uno degli altri artisti impegnati nei lavori, cioè Matteo De Pasti. Ecco, Sigismondo è l'ispiratore, il coordinatore dell'opera, che però non viene terminata perché a un certo punto le cose non gli vanno più bene. Qui vedete il profilo di Sigismondo dall'interno del Duomo fatto da Agostino Di Duccio, e qui il disegno di Eros Donnini, che è stato usato solo per l'intero di San Marino, mostra la fiancata laterale in cui ci sono i sarcofagi con i corpi dei grandi della corte di Sigismondo. Sigismondo riesce a attirare diversi nomi illustri, Piero della Francesca, che lo ritrae, il ritratto che c'è, se non sbaglio, al Louvre, e nell'altro affresco che c'è nel Tempio Malatestiano, in cui mostra il momento di quell'investitura a cavaliere di cui vi ho parlato prima, da parte di San Sigismondo. A Rimini arriva anche il Brunelleschi, per il Castel Sigismondo, che è stato la residenza di Sigismondo, e poi è stato abbandonato. Nella mia infanzia era le nostre prigioni, adesso grazie a un bellissimo restauro e al progetto generale che ha riguardato il centro di Rimini, adesso è tornato ad essere veramente un monumento rappresentativo. All'interno del Duomo ci sono anche molte decorazioni di Agostino Di Duccio, tra cui questi angeli musicanti. Ecco. Il nemico numero uno di Sigismondo, quasi su base permanente, è Federico da Montefeltro, che nel Mitra il 62 e il 63 lo sconfigge, e praticamente gli rimane, grazie al Papa, solo il titolo di vicario di Rimini. È praticamente però anche senza soldi, e quindi si trova in una situazione molto difficile. Anzi, il resto dei territori di Montefeltro, eccetera, li prende Federico e successivamente si trova a doverli difendere anche quelli di Sigismondo, perché il Papa aveva deciso di prenderseli lui. La situazione viene definita con i patti di Fossombrone nel 63, per cui San Marino si prende i cinque castelli malatestiani, diciamo, nel suo territorio,
e quindi in quel momento viene stabilito quello che è oggi il confine tra San Marino e l'Italia. E viene anche stabilita una definizione chiara dei confini rispetto al papato in modo da garantire l'indipendenza della Repubblica. Dopo la morte di Sigismondo, il potere viene assunto con la forza dal figlio e continua anche la presenza di artisti, perché Sigismondo è morto nel 68, nel 74 quasi sicuramente Giovanni Bellini dipinge questa pietà che oggi probabilmente è destinata al Tevia Malatestiano, oggi è al Museo della Città, e poi anche lui ha degli allievi che lo aiutano, tra cui Lattanzio da Rimini e Bartolomeo Coda e Benedetto Coda, il cui figlio lavora col padre e è l'autore di questo trittico che è in un convento di San Marino. La dinastia dei Malatesta finisce con l'avvento di Cesare Borgia, e che viene mandato dal padre Alessandro VI a fare il duca di Romagna. Però i suoi comportamenti praticamente portano il successore Giulio II a togliere nel 503 il governo della Romagna, e che torna il Rimini torna in Malatesta, e Pandolfaccio lo vende a Venezia, che aveva bisogno di arrivare lì sulla costa, sino in giù alla costa, perché anche per la vicinanza delle saline di Cervia, ho letto. Nel 502 viene a Rimini chiamato da Borgia Leonardo, perché era stato nominato suo architetto e ingegnere militare, e di fronte alla fontana della quella che chiamiamo oggi la fontana della Pigna, ma la Pigna è un qualcosa che è stato messo nell'Ottocento, prima era una forma più era più vicino al modello dell'epoca romana, è rimasto incantato dall'armonia delle cadute d'acqua e lo scrive nei suoi appunti. Ecco, e praticamente Rimini torna allo stato pontificio nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis, che è firmata da Filippo II, e però questo dopo anche delle situazioni non piacevoli, perché ad esempio il passaggio dell'esercito imperiale di Carlo V nel 31 aveva razziato il territorio. Nel 1547 Giorgio Vasari gratisce l'offerta dei monaci oliventani che sul colle e soggiorna Rimini sul colle di Covignano. L'offerta riguardava un aiuto per trascrivere le vite, e mentre gli altri trascrivevano, lui dipinge l'adorazione dei magi in questa abbazia, che è anche questa era stato costruito per iniziativa di un Malatesta. Ecco, per inciso, questo Covignano è la strada dove abito io, e risale al 1558, perché è una delle direttrici che portano verso da Rimini verso sulle colline San Marino, e il suo nome deriva appunto Colle delle Vigne, tanto per dare la natura in cui c'è questa abbazia. Ecco, Paolo V ha beneficato Rimini indirettamente, in quanto ha favorito le elezioni e soprattutto le elezioni di diverse personalità religiose riminesi a Roma e a posti importanti, e quindi si è guadagnato un monumento che chiaramente non è questo, ma che ha una storiella molto, molto simpatica. Quando a Rimini stavano arrivando le truppe napoleoniche, qualche anno più tardi, diciamo nel 1797, i riminesi hanno pensato bene di far modificare questa statua, che è la classica statua del Papa Benedicente. Gli hanno fatto mettere una mitra in testa al posto della tiara, e gli hanno piegato un dito in modo che la benedizione era quella classica del vescovo e non del pontefice, e l'hanno praticamente camuffata dalla statua di San Gaudenzo, primo vescovo di Rimini.
Quindi quando sono arrivati le truppe napoletaniche hanno rispettato la statua, e questa storia è andata avanti fino al 1936, quando di nuovo la statua è stata restaurata, è stato rimesso, praticamente cambiata la testa, rimesso il dito a posto, ed è stata anche emessa una targa in latino sulla base della statua che racconta l'episodio. Ecco, a Rimini passa anche Ruggero Boscovic, in quanto è impegnato nella discussione con scienziati di vari paesi sulla rotondità della Terra, e quindi lui, per dimostrare le sue tesi, si fa incaricare dal Papa di misurare l'arco di meridiano tra Roma e Rimini, e pubblica i suoi studi con un confratello francese. Ecco, a Rimini continua la sua espansione anche al mare, e qui intorno al 1760 viene costruito il faro, c'è di mezzo anche, sembra molto relativamente, il Vanvitelli, che era stato mandato dal Papa, mi sembra, nelle Marche, ancora in Senigallia, e a Rimini il porto poi viene costruita una palizzata verso l'esterno, quella che noi chiariminesi chiamiamo la palata, e che è stata immortalata da Fellini praticamente come punto di quando passa davanti il transatlantico Rexina Marcord. Tra i visitatori sorpresa c'è Carlo Goldoni, che a 14 anni studiava a Rimini ai Domenicani, vede la compagnia di teatro, gli piace. E lì, come ha scritto lui nella sua fuga da Rimini, ha scoperto il prurito di comporre per il teatro. È scappato ed è tornato a Rimini per intrattenere le truppe nel 1743. A Rimini allora c'erano le truppe spagnole e poi quelle austriache impegnate nella cosiddetta guerra di successione austriaca. Gli austriaci avevano 30.000 uomini a Rimini con una popolazione di 25.000 uomini locali. Quindi vedete che gli ufficiali da intrattenere col teatro ce n'erano parecchi nelle truppe austriache, o anche quelle spagnole non erano da meno prima. Ecco. Nel 1689 passa da Rimini il nuovo legato pontificio a Ravenna, il cardinale Alberoni, e raduna anche degli uomini che, quando lui è arrivato a San Marino e ha praticamente convinto Serrafalle che le sue tesi di sottomettere la Repubblica al Papa sono giuste, occupano le Tre Penne. Però la reazione dell'Austria e delle altre potenze europee, l'opposizione alla popolazione, fanno sì che il Papa richiami, il cardinale se ne va abbastanza presto, gli occupanti che lasciano San Marino, come ha rappresentato qui Franco Filanci, nel giorno di Sant'Agata del 1740. Questo francobollo che ho preso dalla serie cosiddetta alberoniana è il quadro di Pompeo Battoni che mostra San Marino che risolleva la Repubblica, che è stato fatto per la circostanza come dono per il cardinale Riviera, che a Roma aveva difeso la Repubblica dalle teorie che portava avanti Alberoni. Altro studente a Rimini è il Clemente XIV, che però era di Sant'Arcangelo, quindi decina di chilometri da Rimini. Ecco, arriva Napoleone invade le legazioni pontificie e costringe Pio VI all'armistizio e poi alla pace di Tolentino. Rimini è nella Repubblica Cisalpina, prima Cispadana, poi Cisalpina, e per breve tempo al titolo di capitale del Dipartimento del Rubicone, che poi passa a Forlì. Ecco, con Napoleone c'è un altro tentativo di impattare il territorio di Rimini, nel senso che Napoleone offre a San Marino una uscita, l'accesso verso il mare. Attraverso il generale Gaspar Monge, che chi colleziona matematica conosce perché era un grande matematico. Ecco, Napoleone si fa incoronare a Milano da Pio VII, re d'Italia, quindi Rimini entra in questo regno d'Italia che
dura sino al 1814. L'anno dopo Gioacchino Murat lancia da Rimini il proclama di Rimini per orare praticamente il supporto degli italiani promettendo unità e indipendenza. Ai moti che seguono poi nei primi risorgimento abbiamo che l'arresto di Ciro Menotti a Modena praticamente ha una ripercussione a Rimini con quella che viene così chiamata la battaglia delle celle, cioè uno scontro tra i volontari del generale Zucchi e le truppe austriache il 25 marzo 1831. Episodio che è marginale, però attira l'attenzione di Mazzini che gli dedica la sua opera Una notte a Rimini nel 1831. Continua Rimini a essere all'attenzione perché nel 1845 Luigi Carlo Farini pubblica il Manifesto di Rimini per denunciare la grave situazione che c'ha a Romagna ai principi e ai popoli d'Europa e chiedendo al Papa di attuare delle riforme. E a fare da praticamente amplificatore a questo discorso c'è Massimo D'Azeglio con gli ultimi casi di Romagna. A Rimini viene costruito nel frattempo anche il teatro comunale con presenza di Pio IX e anche di Giuseppe Verdi. Se qui andate a vedere i titoli delle opere qua scritti sul background del francobollo, vedete anche la Roldo, che è l'opera che Verdi ha composto e che ha avuto la sua prima in questa occasione. Dopo la battaglia di Magenza, il presidio austriaco lascia Rimini e Rimini, come tutta la Romagna, si stacca dallo Stato Pontificio e ha il suo governo provvisorio. Il comune di Rimini, in attesa del plebiscito, onora sia il re dedicandogli il teatro nel 1800, nell'ottobre 59, sia Garibaldi che viene nominato patrizio riminese. Garibaldi visita in settembre e in ottobre viene nominato. Rimini entra nel regno d'Italia e i votanti praticamente di questi ci sono 24 che non si esprimono a favore dell'ammissione su 4.802. Ecco, c'è il regno, ma c'è anche un forte sentimento repubblicano che viene espresso da Aurelio Saffi, che a Rimini viene arrestato nel 1874, il sentimento repubblicano che si basa sugli ideali mazziniani. Ecco, nel frattempo a Rimini, con vescovo e cardinale legato, avevano inaugurato il primo nel 1843 il primo stabilimento privilegiato dei bagni marittimi. Quindi si parte nella direzione turistica proprio tra i primi in Italia. Dopo 45 anni di esperienze positive, il Consiglio Comunale decide di acquistare in proprio lo stabilimento e di ristrutturarlo, praticamente costruendo uno nuovo, il Kursaal, con una piattaforma di tipo pagoda cinese sul mare. Ecco, altro studente che passa per Rimini, Giovanni Pascoli, che era di San Mauro, e che fa il secondo anno del liceo classico a Rimini e poi va a Firenze a studiare. Però continua la sua relazione con i compagni e tra il 77 e il 78 collabora un periodico politico riminese. Ecco, poi passiamo al secolo scorso. Rimini ha già una manifestazione aviatoria molto importante nel 1911 e nel 1913 Gianni Widmer compie questo volo Rimini dal Prato della Sartona, dove c'è oggi il campo di calcio, Rimini a San Marino, atterrando sul Monte Carlo a 508 metri nell'area del castello di Fiorentino. Arriva a Rimini anche compagnie teatrali, in particolare perché nel 1895 era stata costruita un'arena, cioè un palcoscenico permanente in muratura, mentre tutta la parte restante veniva allestita di anno in anno in modo da favorire l'intrattenimento dei turisti.
Nel 1922 Riccione, che era una frazione di Rimini, che era fiorita notevolmente grazie proprio agli stabilimenti balneari, si distacca e diventa comune autonomo. Ecco, Rimini è anche un porto molto, molto importante dal punto di vista della pesca, e questo opuscolo pubblicitario della ferrovia Rimini-San Marino, di cui parleremo tra poco, proprio mostra il porto con i pescherecci. La Seconda Guerra Mondiale, praticamente Rimini è in una situazione pazzesca, perché è il punto terminale della linea gotica, cioè la linea di difesa allestita dai tedeschi da Apuania appunto a Rimini, e man mano che gli alleati si avanzano aumentano i bombardamenti delle truppe alleate su Rimini per forzare la resistenza tedesca, e i riminesi scappano. Come vedete qui c'è questo, lo scampo dei 100.000, trovando soprattutto un punto di appoggio praticamente a San Marino, anche nelle gallerie della ferrovia, e qui proprio abbiamo una foto che proprio mostra ancora lo scampo dei 100.000. Nel frattempo avanzano da sud gli alleati e le truppe greche, qui vedete proprio il percorso delle truppe greche, qua Rimini l'ha messo un po' in basso per la cartina d'Italia, e i carri armati Sherman neozelandesi il 21 settembre 1944 entrano a Rimini. Rimini, dal punto di vista amministrativo, è una regione dell'Emilia Romagna. Il censimento del 1951 rileva 76.739 abitanti e 3.279 imprese. Subito dopo la guerra riparte il Tempio Malatestiano, che era stato profondamente colpito dalle bombe, viene restaurato in 27 mesi e riaperto il 30 luglio 1950 alla presenza di Gonella. E Einaudi viene qualche settimana più tardi in visita privata per visitare la mostra che documenta tutti i lavori fatti per ricostruire il tempio. Ecco, un altro segno della ripartenza è questo grosso investimento, qui non si vede molto bene, ma questo è il grattacielo alto 101,5 metri che nell'ottobre 57 è stato costruito a Rimini. Poco dopo c'è il primo, riprende vita l'aeroporto, questa volta anche con, non solo militare ma anche civile, con il primo volo San Marino-Rimini-Londra. Chiaramente San Marino-Rimini è la denominazione dell'aeroporto, oggi dedicato a Federico Fellini. Rimini entra anche nel servizio postale della linea aerea notturna, perché è una delle 8 linee lì sul tragitto Roma, Rimini, Venezia, Trieste e viceversa. Per quanto riguarda la comunicazione terrestre, Rimini non è coinvolta immediatamente, ma già il fatto di avere un'autostrada che da porti da Milano a Bologna apre molto al turismo, e lo stesso discorso avviene con la linea ad alta velocità, e poi dopo il completamento da Bologna sulla linea Adriatica avviene in tutti e due i casi un po' più tardi, ma direi questa è una spinta notevolissima per il turismo non solo italiano ma internazionale. Ultimo punto: oggi l'Università di Bologna a Rimini ha un campus con circa 6.000 studenti. I corsi sono cominciati nel 72 man mano sono aumentati anche i corsi di laurea da economia e statistica sino a chimica industriale, moda, farmacia, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto passiamo ai riminesi. Cercherò di essere molto breve. Ecco, il primo riminese che vi presento è Gaspare Rastelli, che si è occupato del recuperare il palazzetto della Posta di San Marino dopo aver recuperato a Rimini il palazzo dell'Arengo. Il secondo è Augusto Massari, cui è dedicato il famoso premio di tematica musicale. Ecco, qui vedete delle missioni particolari in Belgio, in Francia e l'ultima in Lussemburgo, dedicati a Augusto Massari.
Luigi Pasquini, che era un pittore, scrittore dei tempi in cui io ero al liceo, ecco, è citato quale per aver rielaborato questi stemmi dei castelli di San Marino. Poi questo Romeo Neri, campione olimpico, tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, è una delle glorie riminesi, purtroppo è stato sfortunato con la salute perché non è riuscito a Berlino praticamente a gareggiare. E Romeo Neri è stato anche il mio istruttore di ginnastica ai tempi del liceo, quando essendo un amico dei miei genitori mi ha preso in uno dei suoi corsi e mi è riuscito anche a farmi fare gli anelli, cosa che poi ho dimenticato completamente. Altra persona di mia conoscenza molto molto bene è Giulio Cumo, che per hobby faceva l'artista ed era un temutissimo caricaturista, perché la gente se lo vedeva per il frutto quando era più giovane, lo vedeva per il corso, aveva paura di finire sui giornali locali in caricatura, perché era bravissimo, ma aveva soprattutto uno studio di architettura molto importante, probabilmente più importante di Rimini, è stato il vicepresidente e poi presidente del Circolo di Rimini. E lui ha firmato questi francobolli più tantissime cartoline, direi quasi tutte le cartoline del Circolo Filatelico di Rimini. Un altro, questo più strano perché faceva l'arredatore, è Gogliardo Ossani, che ha progettato il Palazzo del Turismo di Riccione, che vediamo anche qua, nella medaglia è qui, e qui vediamo anche un medaglione che io attribuirei a Elio Morri, scultore riminese, questo dovrebbe essere un San Martino, e questa medaglia commemorativa, adesso è una ricerca che devo fare, e lo stile di Morri lo vedete già qua in questo francobollo da lui disegnato, purtroppo non sono riuscito a trovare riferimenti, perché anche se quando io ero studente nella villetta di fronte a quella dei miei nonni. Poi abbiamo tra i riminesi Alberto Mavelli, beato sia riminese che sammarinese, perché ha fatto un'azione notevole in favore dei rifugiati durante il tempo di guerra a San Marino, e il grande Federico Fellini, di cui qui vedete le sue immagini, poi la strada, le notti di Cabiria, che sono entrambi con la moglie di Federico, di Giulietta Masina, la dolce vita col manifesto italiano e il manifesto cecoslovacco, Amarcord, e qui c'è il manifesto che è disegnato dallo stesso Fellini, e qui c'è Fred Ginger. Un altro nato a Rimini è Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese. E infine Don Oreste Benzi, un altro mio amico dei tempi del liceo, e Vincenzo Muccioli. Don Oreste ha creato la comunità Papa Giovanni XXIII, che si occupa di lotta alla droga, di lotta alla prostituzione, eccetera, e Vincenzo Muccioli ha fondato San Patrignano. Adesso gli eventi, le manifestazioni e lo sport. Primo, il festival, la Sagra Musicale Malatestiana, a cui è dedicato questo francobollo, inaugurato con musiche di Perosi. Il meeting dell'amicizia tra i popoli, che è anche occasione per delle mostre importanti, come questa, la mostra archeologica Genti d'Italia e la mostra sul 300 riminese. In occasione del meeting, Paolo II è venuto in visita a Rimini e San Marino nel 1982. Altri eventi, il congresso di Amnesty International, la recente adunata nazionale degli alpini e anche questa mondo natura, turismo itinerante, di cui non ho trovato particolari informazioni. Rimini è sempre stata quasi sempre sul percorso della Mille Miglia,
ha avuto una tradizione notevole nel baseball, ospitando anche una semifinale di Coppa di campionati mondiali, non Coppa del Mondo, come c'è scritto qua. È stata tappa o transito di molti Giri d'Italia, ha ospitato insieme a Riccione la 24 ore di San Marino e anche i campionati mondiali di tennis da tavolo per veterani. Ecco, le comunicazioni con San Marino sono espresse benissimo da questo francobollo. Qui abbiamo la linea adriatica, la ferrovia adriatica, e abbiamo il mare. Ecco, comunicazioni in tutti i sensi, non solo postali. Ecco, il portalettere, qui abbiamo la frase che dice che bisogna eleggere il postiglione è del 1607, e qua c'è il palazzo, il primo palazzo delle poste a San Marino, che poi è stato restaurato, sul pianello lì dove c'è anche il palazzo del governo. Ecco, qui la corrispondenza da San Marino passava necessariamente, entrava nel circuito postale a Rimini e quindi veniva bollata a Rimini, e nel 1862 c'è la convenzione postale con il Regno d'Italia, poi modificata nel 77 quando la Repubblica mette i suoi primi francobolli. Nell'83 il servizio con Rimini viene fatto dalla diligenza, e questa è la stazione di Rimini, poi dalla automobile postale e poi dalla ferrovia, in 32 dalla ferrovia elettrica, che vediamo qui nella stazione di San Marino, il ponte di Valderevone, e poi verso Rimini, così qui la stazione di Rimini. Altro servizio che è stato per un certo numero di anni, l'elicottero tra Borgo Maggiore e Rimini, soprattutto per i turisti. In occasione della visita nel 65 della visita di Saraga, Presidente della Repubblica, a San Marino, è stata inaugurata la superstrada lunga circa 9 chilometri che collega Rimini e San Marino. Ultima cosa, nel 2012 è stato firmato un document of understanding tra San Marino e l'Italia, e Rimini è coinvolta in questa che sta decollando, almeno da quello che ho letto dovrebbero essere 50 persone nella Repubblica di San Marino che stanno lavorando per organizzare start-up e iniziative varie in modo da creare un'attività di sviluppo sempre più attenta alle nuove tecnologie. Le tradizioni, ecco, abbiamo in comune con San Marino e Rimini le fogheracce della vigilia di San Giuseppe. E poi qui c'è tutta una serie gastronomica che vi mostro velocemente perché le immagini parlano da sole. Anche noi abbiamo appunto, dove ci ho detto, la mia via Covignano, il Colle delle Vigne, e qui vedete, anche se Rimini non rientra nella zona di OCG, abbiamo di tutti i vini di Sangiovese, Albano, Trebbiano e così, e olio d'oliva, Rimini è piuttosto importante da questo punto di vista. La filatelia è stupefacente, che nonostante la situazione bellica, a Rimini la filatelia esordisca del 42 e continui 43 e poi 47 si riprende. Poi si passa, visto che l'azienda di soggiorno di Rimini non voleva più saperne di dare una mano, accoglienza a Riccione, e nascita quella grande manifestazione che è stata la Fiera Internazionale del Francobollo. Nel 55 a Rimini è stato lanciato il Baiocco, di cui sono usciti 131 numeri fino al 97, e poi Rimini ha avuto anche il Centro Internazionale di Filateria Sportiva, che ha lanciato le tre grandi esposizioni olimpiche verso Tokyo, verso Messico e poi l'ultima verso Monaco. A questo punto mi chiedo, io sto finendo, dice, come potrei espandere il discorso? Potrei espandere in ampiezza Rimini, la sua provincia. Qui ho messo dei nomi di località e qui nomi di persone. E se vado alla prossima, vedete un po' dei francobolli che potrebbero entrare. Di Pascolo ne ho preso due, ma sono una decina, e anche di altri, se non più di uno, che potrebbero entrare nello sviluppo.
e potrebbe essere il cantiere in profondità grazie a altre tipologie di materiale. Qui vediamo i documenti prefilatelici, e qua ci sono tutta una serie di annulli dei campionati mondiali di pattinaggio artistico dalla ceramogia, la vecchia fontana, la vecchia pescheria settecentesca che è vicino alla fontana, di nuovo l'arco, la propaganda turistica, la dolce vita, sagra del mare, una delle prime manifestazioni dopo la guerra. E questa bellissima rossa che descrive del 34 di Rimini come delizioso soggiorno preferito dalla più numerosa ed eletta clientela balneare nazionale e straniera. Questo è del comune. E qui spiega che Rimini è medaglia d'oro al valor civile. E qui vediamo meglio il teatro, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dell'Arengo. A questo punto io avrei finito. Spero di non avermi annoiato e grazie per l'attenzione. Grazie Giancarlo. Grazie molte. Io subito, prima di dare la parola anche agli altri, un paio di domande. Impressionante la quantità di cose che hai trovato che consentono veramente di tracciare tutta la storia e altri episodi rilevanti della città di Rimini. C'è un evento importante su cui non hai trovato nulla che avresti voluto documentare con un francobollo, con magari anche con qualcos'altro, che invece non ha traccia filatelica? Ma io sto, più che evento, monumento, il castello, perché veramente il castello Sismondo è un monumento fondamentale di Rimini. Non ho trovato niente relativamente a certi periodi, il periodo della Prima Guerra Mondiale, vado un po' così. Probabilmente è anche colpa mia che, sai, in questo tempo limitato ho consolidato quello che avevo piuttosto che andare a cercare dove c'erano dei buchi, capisci? Certo, certo. È chiaro, ecco, l'altra cosa... Sì. È già parzialmente risposto, ma insomma, che cosa potevano portare gli altri tipi di documenti postali? Gli altri ti permettono di andare nel dettaglio e di fare da ponte tra magari un fatto e l'altro. Veramente ho fatto vedere quella rossa lì che dà tutto un senso di come la Rimini degli anni 30, capisci? Che è lì, cioè nel cercare di attirare un turismo d'élite, il famoso Kursaal che avevano costruito, nel fare fruttare quegli investimenti ancora. Ecco. Ma certo, poi anche andare a vedere la ricchezza di bolli amministrativi su pezzi in franchigia, eccetera, che ti permettono di dare anche una visione più strutturata dell'organizzazione politica della città dopo, diciamo, dagli ultimi 200 anni. Certo. Grazie. Guardavo se c'era qualcosa in chat. Intanto ringrazio, c'è Bruno, e quindi do subito la parola nel ringraziare che quasi 50 persone hanno assistito nonostante il lieve ritardo per problemi tecnici, a dimostrazione dell'interesse per l'argomento e soprattutto penso per il relatore. Bruno. Grazie. Beh sì, non posso non associarmi ai complimenti e alla considerazione di Paolo sulla enorme, direi sontuosa varietà di materiale trovato per Rimini. E due punti dopo di questo volevo focalizzare. Uno, molto bella, il bozzetto di Eros Donnini non adottato per il Tempio Malatestiano. Molto bello perché invece che vedere la facciata, fa vedere anche la fiancata destra in particolare, dove vi sono, come tu hai detto, le arche con i corpi dei grandi che sono stati alla corte di Sigismondo Malatesta. Ora, fra questi, il quarto e il quinto è il filosofo neoplatonico greco Gemisto Platone, di cui io sono un grande appassionato e un grande ammiratore. Adesso non è fra i filosofi forse più conosciuti, però insomma io ho una grande ammirazione per lui, per tutto quello che ha fatto.
Mentre parlavi, ho fatto una velocissima ricerca in rete e non sono riuscito a trovare nessun francobollo che raffiguri Gemisto Pletone. Quindi ti esorto, se possibile, a fare una ricerca dettagliata sul buon Gemisto, perché completerà il tema del Tempio Malatestiano assieme anche agli altri grandi che sono lì, e poi farai anche un piacere personale a me, perché, ripeto, sono un grande ammiratore di Gemisto Pletone. Poi non è questa l'occasione, ma un giorno magari vi spiegherò perché sono un grande ammiratore di Gemisto Pletone. Secondo punto. A un certo momento hai citato Ruggero Boscovich. Allora qui c'è un tema di carattere, diciamo così, culturale, politico, politico nel senso ampio del termine. Ruggero Boscovich è stato un gesuita, scienziato, studioso italiano nato a Ragusa di Dalmazia, oggi città che oggi fa parte della Croazia con il nome di Dubrovnik. All'epoca, siccome il territorio era culturalmente misto, alcuni lo chiamavano con la croatizzazione del suo nome, quindi Ruger Boscovich, scritto con la K e non col CH finale, con il C, insomma, con una grafia del tutto diversa. Lui stesso in vita, quando era a Milano, viaggiò molto fra Milano e Roma, dove studiò e insegnò, si premurò di dire più volte: il mio nome si scrive Ruggero Giuseppe Boscovich, scritto, diciamo così, all'italiana, quindi Boscovich con la C e col CH finale. Oggi, nell'ambito di un, lo dico senza astio, lo dico così per puntualizzazione, per capirci, nell'ambito di una furioso spirito nazionalista croato dal punto di vista culturale, si assiste ad una appropriazione culturale di personaggi che prima di tutto appartengono all'intera umanità per quello che hanno fatto, ma poi erano etnicamente e culturalmente italiani, ma nati nel territorio dell'attuale Repubblica di Croazia, anche se all'epoca Croazia non era. Per esempio era, nel caso di Boscovich, Repubblica Indipendente di Ragusa. Un caso famoso è quello di Marco Polo, no? Che viene chiamato croato e scritto con la K, definizione risibile. Allora, nei francobolli croati e in diversi francobolli dell'Europa orientale, come quello che tu hai fatto vedere, c'è scritto alla croata Ruger Boscovich con la K e la V e la C finale. Recentemente, pochi anni fa, il Vaticano, la città del Vaticano, aveva messo in programma un francobollo per Giuseppe Ruggero Boscovich, il quale era gesuita, in emissione congiunta con la Croazia. Le associazioni del mondo culturale Giuliano Dalmato, immaginando che il Vaticano potesse scrivere la dizione in croato, nella versione croata, fece un'azione di propaganda e di pressione culturale preventiva, in modo da dire: guardate che si scrive in questa maniera e non in quest'altra. Il Vaticano se la cavò egregiamente, perché scrisse il nome in latino, Rugierus Josephus Boscovich, con Boscovich scritto, diciamo così, all'italiana. Di conseguenza, la seconda esortazione che ti faccio nella collezione, in questa presentazione, è sostituire il francobollo con la dicitura errata e moderna, mai usata da lui all'epoca, con il francobollo della città del Vaticano, che riporta la dicitura latina che lui usava quando scriveva e faceva lezione in latino. Fine. Ecco, no, vorrei dirti che a proposito del nome Boscovich, il Michel si è perso la S e quindi lo scrivo in un altro modo ancora. Sì, ma quello è un errore di stampa. Ho fatto la battuta perché in questa ricerca ho trovato almeno due bufale in noti cataloghi mondiali di attribuzione di opere di un quadro a un pittore che non esiste,
oppure a un altro che è vissuto due secoli prima, tanto per dire. Quindi il testo, il controllo delle fonti qui è pazzesco. Anche quelle storiche ho visto delle differenze tra, andando soprattutto sul web moderno. Sì, ti devo dire che questo tema di Ruggero Boscovich è un tema in cui coloro che studiano, appartengono al mondo culturale giuliano dalmata, per noi è un tema a cui teniamo molto, e in questa vicenda del Vaticano ebbe una parte in causa non irrilevante, anzi fondamentale, Carlo Ceteo Cipriani, ce lo ricorda in chat, chiederei a lui di dirla, insomma. Va bene. Dai Carlo. Devi aprirti il microfono. Sì, sì, ecco, adesso l'ho fatto. Tanto rimedio. Ma... Grazie. No, io, come con Bruno, condivido lo studio della storia dell'Adriatico orientale e so quanto i croati si appropriano di tutto quello che ha avuto relazione con l'Adriatico orientale. Appena seppi dell'emissione congiunta col Vaticano, scrissi alle Poste Vaticane e innescai tanta altra gente e alla fine si ottenne questo risultato di, almeno sul francobollo vaticano, di far scrivere il nome in latino come era originale, non alla croata, perché i croati ce l'hanno sto vizio. È uscito proprio ieri una polemica con gli ungheresi a proposito di Veranzio, che è di Sebenico, che però ha vissuto praticamente poi tutta la vita in Ungheria, e gli ungheresi considerano ungherese, e i croati si sono adontati perché hanno fatto una mostra dei libri su Veranzio. Lo chiamano Vrančić. Sì, sì, chiamandolo col nome ungherese, che è un po' più complicato di Vrančić o di Veranzio, perché appunto i nostri dirimpettai hanno questa abitudine di fare proprio tutto quello che ha avuto a che fare con la costa dell'Adriatico orientale, che almeno fino al Settecento era compattamente di cultura italiana, e dove sì, c'erano anche croati, sloveni, eccetera, ma non avevano personaggi importanti o ce n'erano pochissimi, che meritassero onori di studio, di libri, di francobolli, eccetera. Quindi qualsiasi francobollo, anche Diocleziano, imperatore romano, per loro è un paleocroato, che è una cosa un po' così che non esiste, che i croati sono arrivati nel 700 d.C. Diocleziano era morto da 300-400 anni, ma non voglio più fare polemiche, che sono un po' polemiche culturali, ma qualcuno le chiama politiche. Grazie. Grazie a te. Grazie. In chat alcuni commenti e congratulazioni, tra cui quelli di Salvatore Picconi, che ovviamente collezionando come tema San Marino è molto molto vicino, e dice che trova degli spunti anche dalla sua tematica, dalla tua spiegazione, Giancarlo. Non so se ci sono altri interventi. Non vedo mani alzate. Se mi si permette, vorrei ringraziare Giancarlo, perché mi ricorda tre bellissimi anni che ho vissuto a Rimini a cavallo della fine degli anni 80, inizio anni 90. Sono stati per me tre anni bellissimi, la nascita della prima figlia, tante cose belle, e sono tornato di recente a Rimini e il cuore mi si riempie di nostalgia, di bei ricordi, e quindi grazie a Giancarlo per averci illustrato alcune cose di Rimini che nei tre anni io, fra l'altro, non avevo imparato ancora. Grazie. Ricorderei anche che Giancarlo ha iniziato l'attività filatelica, il circolo filatelico di Rimini, l'anno in cui io sono nato, e io ho la mia bella età, eh. Va bene, io vi ringrazio. No, l'unica cosa, la bocca veramente amara da quello che tu hai detto, Bruno,
che nominare il circolo filatelico di Rimini, che non c'è più, dopo aver vissuto i tempi della grandezza, lascia certo. amare in bocca. Perché il discorso che si faceva prima, come integrare, eccetera, il circolo, praticamente se prendi le cartoline del circolo filatelico di Rimini di per 30 anni hai uno spaccato delle attività culturali, sportive e filateliche che hanno riguardato la città. Adesso questo. Però non avete mai fatto un annullo su Ruggero Boscovic scritto giusto? No, abbiamo no, gli abbiamo però dedicato la piazza il piazzale grande del porto, capisci? Ah, ok. Dove ha detto l'ha messo il Papa addirittura, quindi certo. Abbiamo ricordato bene. Se tu hai amarezza per il circolo filatelico di Rimini, cosa che comprendo, pensa a me stesso che nel 1988 ho fondato l'Associazione Filatelica Veneta di Padova, poi l'ho presieduta per 6 anni e quest'anno che sono presidente della federazione, il presidente dell'Associazione Filatelica Veneta mi ha comunicato che l'associazione medesima ha deciso di non iscriversi alla federazione per motivi che mi sono ignoti e che non ho voluto approfondire, insomma. Però vuol dire che continua a esserci ma non si iscrive. Continua a esserci ma non si iscrive, questo la dice lunga sulla sua vitalità e sulle attività, sul numero dei soci, eccetera, eccetera. Insomma, va bene, grazie a tutti. A proposito di iscrizioni, per chi non l'avesse ancora fatto o non lo è ancora, ricordo che il CIFT e il CIFO vi accolgono se volete o diciamo attendono i vostri rinnovi. Questo ci consente anche di portare attività come quella di stasera. Ringrazio ancora Giancarlo. Ambe due sono iscritte alla federazione. No, ovviamente. Saluti a tutti, ci sentiamo fra 15 giorni.